Cari amici, buongiorno, bentornati al Caffè Biblico. Questa mattina vorrei parlarvi di guerra. Purtroppo siamo tutti quanti sgomenti davanti alle immagini dei telegiornali, dei notiziari, dei giornali e questa guerra in Israele, insieme alla guerra in Ucraina e a tante altre guerre in giro per il mondo, ci lasciano senza parole. Ieri sera ho visto le immagini di un bambino su internet morto, un bambino di pochi mesi, forse pochi giorni, morto, pieno di ferite, un'immagine di quelle che non si possono trasmettere se tu non clicchi l'autorizzazione. Ho voluto vedere. Non so se era di parte israeliana o di parte palestinese, ma era un bambino morto e non mi interessa se era israeliano o palestinese. Credo che non interessi neanche a te che stai guardando questo caffè. I bambini sono le vittime, le mamme, le famiglie, i civili sono le vittime, prima ancora dei militari, delle guerre. Purtroppo vediamo queste mamme che urlano, che perdono il marito, che perdono il figlio, che perdono la casa. Vediamo queste persone che in lacrime soffrono le guerre, soffrono le ambizioni, le vendette, le ripercussioni. A volte si dà la colpa a Dio. È Dio che ha fatto morire, è Dio che ha permesso, è Dio che. Ma non prendiamocela con Dio, per favore. Questi sono uomini che si odiano, sono uomini che si fanno la guerra, sono uomini che concepiscono la soppressione di altre persone e di bambini, la morte di bambini. Non prendiamocela con Dio. Dio ama i bambini. Vorrei leggervi un esempio di questo. Quando i discepoli discutevano tra chi era il più grande. La stupidità di noi esseri umani è veramente grande. Gesù, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro, ai suoi discepoli, e disse: "In verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli." Gesù amava i bambini, Gesù prendeva in braccio i bambini, Gesù li indicava come i migliori, i più puri, i più pronti per il regno dei cieli, per cui non mi preoccupa la destinazione di questi bambini che non è la tomba, ma è il regno dei cieli. Quello che mi preoccupa è la cattiveria degli adulti, è la violenza e queste guerre che si ripercuotono soprattutto su bambini, donne, persone inermi. Che Dio abbia pietà. Io vorrei insieme a voi fare una piccola preghiera per loro. Signore, benedici questi bambini, benedici queste famiglie, queste mamme, benedici, Signore, non soltanto quelli di una parte, ma abbi pietà di questa umanità violenta e di queste vittime della violenza di questa umanità. Ti prego nel nome di Gesù. Dio ti benedica.